Ciao a tutti per un nuovo video. Oggi video acquisti del mese di aprile. Iniziamo subito. Allora, Diabolik numero 4, il tormento di Altea. Copertina, costina, quarta di copertina con ginkgo. Vi leggo i crediti. Allora, soggetto Gomboli e Faraci, sceneggiatura Faraci, disegni Cervellieri, Montorio, Merita, lettering Bon, Retini Vasco, copertina Michele Buffagni. Ecco qua la copertina di Michele Buffagni. Molto bella, faccio vedere il frontespizio, molto bello, vi faccio vedere qualche tavola all'interno, ecco qua, il tavolo all'interno, andiamo un po' più avanti, andiamo a qualche tavolo, mi è piaciuta molto questa storia, veramente bella. Qua vi ho già fatto il video, veramente veramente bello. Guardate qua altre tavole, faccio ancora vedere qualcuna, ecco qua. Poi vediamo il prossimo numero. Il prossimo numero si intitolerà Caccia ai diamanti, eccolo qua, Caccia ai diamanti. E mettiamo in cascina anche il Diabolik. Poi passiamo a Giulia, Paranoia, copertina numero 271, copertina, costina, quarta di copertina con dei cartonati a chi interessa. Vediamo i crediti. Allora, soggetto Giancarlo Berardi. Sceneggiatura Giancarlo Berardi e Lorenzo Calza, disegni Ernesto Michelazzo, copertina Cristiano Spadoni, lettering Valentina Peirano. Ecco qua la copertina, vi ho già fatto il video anche di questo, faccio vedere il frontespizio, faccio vedere qualche tavola all'interno. Qua il tavolo all'interno, ecco qua, molto ben disegnato. Molto ben disegnato, ben scritto, veramente bello. Ho fatto il video anche di questo, andate a vederlo. Ecco qua. Vi dico il prossimo numero. Il prossimo numero sarà il 271, Razza Ribelle. Ecco qua, sempre colori, bello. Mettiamo in cascina anche Giulia. Poi passiamo a Tex. No, scusate. Zagora. I demoni delle nebbie. Numero 720. Copertina, costina, quarta di copertina con lo speciale di Zagora. Vi leggo i crediti. Allora, soggetto sceneggiatura Jacopo Rauch, disegni Gianni Sedioli e Marco Verni, copertina Alessandro Picinelli, lettering Omar Tours. Bella copertina, questo Zagor, guardate, vi ho fatto il video anche di questo.
vi faccio vedere il frontespizio, c'era qualche tavola all'interno, anche questo mi è piaciuto come è stato disegnato, veramente bello. Qua, veramente bello, ecco qua, altre tavole, bello. Veramente ben disegnato. Vi faccio vedere il prossimo numero che sarà il 271, le scaglierie del mare. Ecco qua, le scaglierie del mare. Benissimo, mettiamo in cascina anche Zagora. Poi passiamo a Tex, numero 726, il pistolero voodoo. Ecco qua, pistolero voodoo. Copertina, costina, quarta di copertina con il Maxi Tex. Vi leggo i crediti. Soggetto sceneggiatura Pasquale Ruvio. Disegni Bruno Ramella, copertina Claudio Villa, lettering Renata Tuis. Ecco qua la copertina di Claudio Villa, veramente sempre bella. Faccio vedere il frontespizio. Eccolo qua, frontespizio, c'era qualche, anche di questo vi ho fatto il video, andate a vederlo, molto ben disegnato, mi è piaciuto. Guardate qua qualche tavola all'interno, veramente ben disegnato, guardate, mi è piaciuto molto. C'era qualche altra tavola, ecco qua. Tavola. Ecco qua, qualche altra tavola, un'altra tavola, sempre ben disegnato, guardate, ancora a vedere questa tavola. E poi vediamo il prossimo numero. Il prossimo numero sarà La strage della palude, numero 721. Eccolo qua, sempre a colori, bello. Bello. Benissimo, mettiamo in cascina anche Tex. Poi passiamo a Zago speciale numero 33. Il ritorno della casa del terrore. Vi ho fatto anche il video di questo, quindi copertina, costina, quarta di copertina con il zago che ci sono in edicola. Vediamo i crediti. Allora, soggetto sceneggiatura Moreno Burattini. Disegni Giorgio Sommacal e Stefano Voltolini, copertina Alessandro Picinelli, colorazione copertina Roberto Pierret, lettering Omar Tuis. Ecco qua la copertina veramente spettacolare di questo speciale. Poi vi faccio vedere il frontespizio. Eccolo qua, il frontespizio. Faccio vedere qualche tavola all'interno. Ecco qua, qualche tavola all'interno, ecco qua, che tavola all'interno ancora, vediamo qualche altra tavola, ecco qua, anche di questo vi ho fatto il video, andate a vederlo, ecco qua, guardate, un'altra tavola, un po' più avanti, ecco così, un po' più avanti, andiamo a vedere ancora qualche altra tavola, ecco, guardate queste tavole qua, veramente bello anche Zago come disegnato, veramente bello,
Ecco qua. Mettiamo anche in cascina lo speciale di Zagora. Poi andiamo avanti. Tex Willer. Il titolo è Blizzard numero 30. Ecco qua. Copertina. Costina. Quarta di copertina con il prossimo numero. Anche di questo vi ho fatto il video. Andate a vederlo. Allora, soggetto e sceneggiatura Mauro Boselli. Disegni Pasquale Del Vecchio, copertina Maurizio Dotti, lettering Luca Corda. Ecco qua la copertina, guardate che bella. Veramente uno spettacolo. Faccio vedere il frontespizio. Anche di questo vi ho fatto il video, andate a vederlo. Ecco qua, prime tavole. Vediamo qualche tavola all'interno. Ecco qua. Qualche tavola all'interno. Qua dove si vede il Kit Carson da giovane. Il Kit Carson da giovane. Eccolo qua, il Kit Carson da giovane. Vediamo qua qualche tavola. Ecco qua, qualche tavola, e vediamo il prossimo numero. Il prossimo numero è Lo sciamano dei Crow, che uscirà il numero 31 il 19 maggio. Ecco qua. Bene, mettiamo in cascina anche a Tex Willer. Poi andiamo avanti. Nathan Never. Ritorno al multiverso, numero 359. Ecco qua, copertina, costina, quarta di copertina con un cartonato, chi interessa. Vediamo i crediti. Allora, soggetto sceneggiatura, Beppi Vigna. Disegni, Jets. Copertina, Sergio Giardo. Lettering, Valentina Peirano. Ecco qua la copertina, veramente bella, sempre gli 80 anni della Bonelli. Vedete qua, sempre bella. Faccio vedere il frontespizio. Eccolo qua, frontespizio. Vediamo qualche tavola all'interno. Qua c'è un po' di tavola del prologo. Ecco qua. Faccio vedere qualche tavola del prologo. Ecco. Altre tavole del prologo. Qua è dove inizia il titolo, vedete, il ritorno al multiverso. Ecco qua. Qualche tavola all'interno, mi è piaciuto anche questo come è disegnato. Ecco qua. Mi è proprio piaciuto come disegni, come tutto. Guardate, niente bello, andiamo un po' avanti, vedete, veramente bello, ecco qua dove era nel West, vedete, nel West, ancora questa tavola. Vi faccio vedere il prossimo numero di Nathan Never, che sarà il 360, L'uomo senza volto. Ecco qua, l'uomo senza volto, sempre a colore. Benissimo, signore, mettiamo anche in cascina il Nathan Never. Poi passiamo a un albo che non ho mai preso e devo ancora leggerlo, che è il Grande Diabolik. Il Grande Diabolik, il diadema scomparso. Ecco qua. Numero, non c'è nessun numero, al numero 1 2021. Copertina, costina, quarta di copertina, che poi se uno fa così, resta tutta insieme, vedete? La copertina resta tutta uguale. Andiamo a vedere i crediti. Allora, soggetto Gomboli e Faraci, sceneggiatura Faraci. Faraci,
Falange Matite di GF Massalia. Poi c'è Matite copertina GF Massaglia, chine copertina S caretta, colori copertina GF Massaglia S caretta. Ecco qua. Vediamo il frontespizio, eccolo qua, il frontespizio, leggo anche i crediti di qua. Il soggetto di Mario Gomboli e Lucia Ferraris, sceneggiatura di Tito Faraci. Matite di Giulia Francesca Massaglia, chine di Stefania Caretta, tavole dei Flashback di Giuseppe Palumbo, retini di Leonardo Vasco, lettering di Shannabon. Ecco qua. Vediamo il frontespizio, vediamo qualche tavola all'interno. Veramente anche ben disegnato questo, guardate. Bello, bello, bello. Ben disegnato, eh? Veramente uno spettacolo questo diabolico. Guardate, guardate. Veramente bello. Guardate. Chi non avesse mai visto il grande diavolo, qualcuno interesserebbe acquistarlo. Anche qua, se qualcuno interessa acquistare il grande diavolo, non so se c'era, ma come vedete, guarda che tavola, ovviamente uno spettacolo. Adesso c'è un tasto. Ah, ecco. Ah, ecco qua. Ah, ecco qua parte la seconda storia, uniti per sempre. Ecco qua la seconda storia con qualche tavola all'interno. Vi faccio vedere. Sono due storie, una più lunga, l'altra un po' più corta. Benissimo. Mettiamo anche in cascina i grandi diaboli che devo ancora leggere. Poi passiamo a Martin Mister numero 374, l'ultimo che uscirà bimestrale con 160 pagine. Da questo mese ci sarà quello mensile. Ecco qua. Apriamolo. Non ho neanche ancora visto. Vedere la moneta di Martin, eccola là. Moneta di Martin, ecco. Una volta. Perfetto, tiriamo via la monetina di Martin Mister. Vediamo Martin Mister. Allora, copertina, il titolo è Il ritorno della dea. Allora, copertina, costina, quarta di copertina con il prossimo numero che sarà mensile. Vediamo i crediti. Allora, soggetto Alfredo Castelli, sceneggiatura Alfredo Castelli e C. Recagno, disegni Giovanni Romanini, Antonio Sforza e Marcello Mangiantini, lettering Alessandro Belletti, copertina Giancarlo Alessandrini, colori copertina Alessandro Muscillo, frontespizio Carlo Velardi. Ecco qua la copertina, molto bella. Faccio vedere il frontespizio. Qua, sempre bello il frontespizio di Martin Mister, speriamo che lo mantengano. Qui ci sono le prime tavole, devo ancora leggerlo. Ok, vediamo qualche tavola all'interno. I disegni non sono poi malvagi, eh. I disegni sono molto molto belli, molto belli i disegni, eh.
qualche altra prova. Qualche altra prova. Guardate qua. Qualche altra prova. Qua ho letto, quindi non so di cosa parli, di molte cose belle tavole. Non so di cosa parli questa storia, non l'ho ancora letta. Vedere sembra il proseguito dell'albo precedente, però non l'ho ancora letto. Non l'ho ancora letto, quindi si vedrà. Andate qua al teschio. Non voglio spoilerare più di tanto perché. Benissimo, signore, guardiamo il prossimo numero, il prossimo numero. Eccolo qua, il prossimo numero, me lo faccio vedere. Benissimo, mettiamo in cascina anche il Martin Mister, che sarà il numero 375 del 12 maggio. Benissimo, poi per ultimo vediamo il famoso Maxitex. Maxitex, non ho ancora aperto, lo apro qua con voi. Vi faccio vedere la moneta di Mefisto. La moneta di Mefisto. Qua. Moneta di Mefisto. Gli 80 anni della Valenne. Faccio ancora vedere. Benissimo, mettiamo via la monetina e qua abbiamo il Maxi Tax numero, non c'è nessun numero Maxi Tax, no, Maxi Tax, nessun numero Maxi Tax. Il titolo è Il segreto della missione spagnola. Ecco qua, copertina, costina, costona, quarta di copertina. Leggiamo i crediti. I crediti sono: soggetto sceneggiatura Claudio Nizzi, disegni Rodolfo Totti. Poi invece la seconda storia, che si chiama Neve Rossa, soggetto sceneggiatura Pasquale Ruiu, disegni di Mauro De Luca, lettering Omar Tours, copertina Claudio Villa. Ecco qua la copertina di Claudio Villa, sempre molto bella, su Maxi Tex. Andiamo a vedere il frontespizio. Andiamo a vedere un po' di tavole, queste sono le prime tavole. Andiamo a vedere qualche tavola all'interno. Vedere tavola all'interno, disegnato però veramente bello. Veramente bene, non so dove sta la. Ecco qua invece c'è Neve Rossa, testi di Ruiu, disegni di De Luca. Ecco qua, Neve Rossa, c'è qualche tavola all'interno, Neve Rossa. Bella come disegnata, bella bella, mi piace questa storia qua come disegnata, veramente bella, veramente bella, veramente veramente bella. Guardate qua, che bella space page del treno che arriva, è vero, con tutto il fumo, bello,
Bello, bello, bello, grazie per questo disegno qua. Bello, 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 guardate qua. Bello, bello, bello. Bello questo, ben disegnato, no? Veramente bello. Ok, non mi faccio più vedere niente, mettiamo in casino anche il maxi tape. Poi ultimo voglio ancora farvi vedere questo, che non lo aprirò adesso, ma vi farò poi un video a parte, il topolino con il topolino almanacco, eccolo qua. Non lo apro adesso, lo aprirò poi più avanti. Vi farò poi un video più avanti. Benissimo, signore, cosa dirvi? Vi ringrazio, il canale sta crescendo, continuate a iscrivervi al canale, attivate la campanella per non perdervi nuovi video. Vi ringrazio, vi saluto, non perdetevi i miei nuovi video. Buon weekend, arrivederci. E ciao a tutti. Ciao.